quando vedono i bambini che chiedono la pace. È una richiesta, un grido che arriva da loro, di cui tutti dobbiamo farci carico. Questo è il tempo della mobilitazione, non possiamo rimanere inermi, non possiamo rimanere nelle nostre case a guardare la televisione, bisogna scendere in piazza e gridare a gran voce la nostra voglia di pace e fare in modo che le armi cessino, perché questo è il vero grido che oggi viene da questa piazza. Torino è in prima fila da sempre e sarà in prima fila anche in questa emergenza umanitaria. Qualora fosse necessario, noi saremo al fianco delle altre istituzioni per poter accogliere i profughi di questo conflitto, ovviamente nella speranza che questo conflitto cessi il prima possibile, che la situazione torni a un tavolo di negoziato, che è quello che serve in questo momento. La bandiera che mi hanno regalato i bambini sarà una delle bandiere che sventoleranno dal comune in tutte quelle che sono le iniziative che metteremo in campo e che abbiamo già messo in campo e che vogliamo continuare a proseguire nei prossimi giorni, fino a quando sarà necessario far sentire la pressione dell'opinione pubblica, delle istituzioni italiane. Tutti noi sindaci siamo mobilitati in questa grande mobilitazione, lo sono i cittadini, è fondamentale essere uniti e compatti, perché questo è un momento davvero tragico per l'Europa.